sempre in mezzo. Io stavo a vedere per Giorgio. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro che, come ha detto anche nel suo videomessaggio di ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si parla di un tema assolutamente importante, la competizione, la competitività, senza la quale una crescita assolutamente necessaria per questo Paese non è immaginabile. Per questa ragione sono molto contento di poter dare il benvenuto al Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato e ringraziarlo per aver accettato questo invito. Grazie. Do il benvenuto a Giovanni Castellucci, amministratore delegato delle Autostrade per l'Italia. Roberto De Santis, presidente di CONAI, Giuseppe Giorda, amministratore delegato di Alenia Ermacchi, Giuseppe Recchi, presidente di ENI e un'altra responsabilità che dico dopo perché c'entrerà molto con questo tema, e Flavio Valeri, CEO di Deutsche Bank Italia. Si direbbe Deutsche Bank, ma in Italia si dice Deutsche Bank, quindi anch'io dico Deutsche Bank. Quindi siamo a posto. Allora, se noi seguiamo le indagini sulla competitività dell'Italia, la troviamo in questo momento a un posto molto, molto basso. I primi sono gli Stati Uniti, la Svizzera, Hong Kong, il quarto la Svezia, la Germania al nono, al 18° la Gran Bretagna e noi siamo dopo i 70. E questo vuol dire che anche in Europa dopo l'Italia c'è la Grecia, c'è il Portogallo, la Spagna. Quindi qualcosa c'è da fare. Io confesso apertamente che in certe misurazioni, in certi indicatori credo fino a un certo punto perché nonostante tutto in Italia si vive sempre bene. Quindi non come il PIL è un indicatore ma non dice tutto, però indicatori hanno il loro valore e vanno considerate, quindi sappiamo tutti che l'Italia deve cambiare per poter competere a livello globale, mi permetto di aggiungere, sempre nel contesto europeo dal quale non possiamo prescindere. Siamo d'accordo con le persone che hanno accettato questo invito che io farei in un primo round a ognuno una domanda specifica che riguarda la sua responsabilità, chiedendo poi al signor Ministro di dare una sua valutazione dopo questo primo round e poi fare una domanda a tutti in un secondo round, così facciamo più interventi e secondo me anche più interessante per voi che ci state ascoltando. Allora, Giovanni Castellucci, le infrastrutture di un paese sono di importanza strategica, noi sappiamo che abbiamo grandi lacune nel nostro sistema infrastrutturale, io spero, questa è una mia opinione personale, che l'Europa accetterà la Golden Rule in modo che noi possiamo fare investimenti sulle infrastrutture senza inficiare il problema dei 3%, ma questo è un problema che in questo momento non sta al centro. Però le infrastrutture hanno un problema, che spesso sono scollegati fra di loro, c'è il sistema aeroportuale, il sistema dei porti, il sistema delle autostrade, il sistema delle ferrovie, però la competitività di un paese sta anche nel fatto che tutti questi sistemi sono correlati fra di loro e non vadano in forme autoreferenziali. Adesso c'è una novità interessante che Autostrade per l'Italia ha fatto un accordo con l'aeroporto di Roma recentemente. Questo è una strada che si percorrerà o rimane un esempio, un unicum nella storia di questo Paese? Ma, diciamo, inizio per primo e quindi cercherò di dare una risposta, ma anche orientando un po' il tema sul tema dell'internazionalizzazione, nel quale poi rientra
anche il progetto che stiamo portando avanti con la società Gemina, che è la holding di controllo di Aeroporti di Roma, per creare un grande gruppo infrastrutturale privato. Allora, qual è la nostra strategia? La nostra strategia di operatore che nel 2008 era essenzialmente un operatore nazionale responsabile della gestione di circa il 60% della rete nazionale. La nostra strategia è quella di aumentare l'esposizione della nostra azienda alla crescita globale, perché senza crescita purtroppo è difficile sostenere i piani di investimento, è difficile sostenere il cash flow e purtroppo, è una parola brutta da dire, è anche difficile sostenere un rating sui mercati finanziari internazionali che è indispensabile per poter recuperare risorse da investire in interventi come quelli infrastrutturali che sono ad altissima intensità di capitale. Quindi nel 2008 abbiamo iniziato questo percorso di aumento dell'esposizione verso i mercati internazionali alla crescita globale. Da allora, con un po' di coraggio e un po' di fortuna, siamo riusciti a creare una rete di circa 2000 chilometri fuori dall'Italia, in paesi a fortissima crescita come il Brasile, l'India, la Polonia e il Cile. E devo dire, per inciso, che è grazie a questa presenza in questi paesi a forte crescita che noi possiamo mantenere il piano di investimenti che avevamo avviato in Italia, che forse non saremmo riusciti a mantenere se non avessimo avuto questi cash flow che iniziano, questi flussi di cassa che iniziano a rientrare dai paesi nei quali abbiamo investito e che stanno andando molto bene. Quindi le risorse e lo sviluppo internazionale è diventato una leva fondamentale per poter investire in Italia. Quindi non è una fuga, ma anzi il margine di sicurezza che noi abbiamo per poter continuare a investire in un paese che ha visto un calo del traffico negli ultimi anni abbastanza sostanzioso, d'altra parte in linea con quello che è stato l'andamento dell'economia complessiva. Fortunatamente la situazione si sta assestando e questo è un elemento sicuramente di grande positività. Il progetto su Aeroporti di Roma di integrazione di autostrade con Aeroporti di Roma è esattamente in questa logica. La logica è di aumento all'esposizione alla crescita globale. In fondo Aeroporti di Roma è l'aeroporto, è la porta dell'Italia per un turismo globale che continua a crescere a doppia cifra. Il numero di ricchi nel mondo disponibili e vogliosi di venire a visitare questo bellissimo paese aumenta ogni anno tra il 7 e il 10%. E questo lo sa benissimo l'amministratore delegato di Alitalia che sta investendo su queste rotte, il dottor Del Torchio che sta qui in prima fila. Quindi è un progetto che ha due finalità: aumentare l'esposizione alla crescita globale e fare sinergia sugli aspetti operativi e finanziari, perché le infrastrutture richiedono grandi investimenti. Purtroppo ad oggi questi investimenti non possono essere fatti dallo Stato per problemi di ratios di bilancio del 3% di cui si parlava prima e che non è ancora un problema risolto, assolutamente. Noi fortunatamente siamo l'alternativa dell'investimento con finanziamento privato per creare infrastrutture che siano tra loro collegate. Il problema del collegamento è un problema fondamentale, non tanto e non solo tra varie modalità di trasporto, ovvero tra ferrovie, aeroporti, autostrade, ma molto spesso anche all'interno della stessa modalità. Se uno guarda al centro Italia e vuole andare tra Tirreno e Adriatico, vede tante ispezioni di superstrade, più che autostrade, tra loro non collegati, quindi tutti in direzioni tutte diverse, senza un progetto complessivo integrato. Quindi il tema del coordinamento, della definizione delle priorità è un tema fondamentale, perché le infrastrutture sono costosissime, se non sono utili diventano solo un debito per le generazioni future. Quindi la pianificazione, la concentrazione delle poche risorse che ci sono su quelle poche infrastrutture che veramente servono diventa vitale. E questo è un tema sul quale anche riflettere, anche alla luce di quelli che sono stati gli effetti positivi, ma anche negativi, del famoso titolo quinto, ovvero un eccessivo decentramento decisionale ha fatto sì che molte infrastrutture siano state viste in una logica troppo localizzata e non sufficiente a dare poi una competitività a livello di sistema. Questo vale peraltro anche per gli aeroporti. Noi siamo azionisti di Alitalia, ma sicuramente ne parlerà il dottor Del Torchio, anche da un punto di vista di frammentazione dell'offerta aeroportuale in Italia si sarebbe dovuto fare sicuramente meglio. Poi io penso che le infrastrutture siano quella cosa che è indispensabile laddove mancano, non penso che sia la leva per riattivare la crescita se non c'è una competitività di base del sistema industriale, ma questo penso che sarà oggetto del prossimo giro di domande. Grazie mille. Grazie.
Roberto De Santis, la CONA è un sistema molto interessante perché mette insieme pubblico e privato con il grande accordo con l'ANCE che avete fatto e quindi da questo punto di vista anche un modello di sviluppo in generale. Però nello specifico mi ha molto sorpreso che voi avete attraverso il riciclaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica portato un valore aggiunto all'Italia in 10 anni di 9,3 miliardi al saldo del costo di 3,3 miliardi. Che mi sembra una cosa importante perché tutti gli indicatori mondiali dicono che la sostenibilità ecologica di un paese è un fattore di competitività fondamentale dalla quale non possiamo più prescindere. Quindi un paese che non riesce a gestire la sostenibilità ambientale esce sempre di più da una competitività internazionale. Quindi a lei la parola. Grazie. Passerò questi primi 5-6 minuti di intervento per rappresentare il sistema, sostanzialmente come funziona il sistema, per riportare poi al discorso che ha fatto lei, come questo sistema in prospettiva si possa ricondurre in un quadro di competitività internazionale. Il riciclo, l'attività di riciclo, cioè la possibilità di ottenere nuove materie prime per riottenere nuovi prodotti, è un'attività tradizionale in Italia, soprattutto parecchio fiorente. Si pensi sostanzialmente al caso dell'acciaio, che è un caso classico, che è stata prevalentemente basata nei decenni passati sul riciclo di rifiuti prevalentemente di origine industriale e commerciale. Da 15 anni, da quando cioè una direttiva europea ha imposto la raccolta differenziata urbana degli imballaggi ed è nato CONAI, la disponibilità di queste materie prime e seconde è di molto aumentata, non soltanto quantitativamente, perché grandi flussi sono arrivati di imballaggi di 6 materiali dalla raccolta differenziata urbana, ma questa raccolta ha messo a disposizione non soltanto materiali tradizionali tipo l'acciaio, ma anche nuovi materiali da avviare al riciclo per il tramite di materie prime e seconde. Si pensi al caso più importante di tutti, il riciclo della plastica o il riciclo del legno. Questa attività è andata progressivamente crescendo nel corso di questi ultimi 15 anni e oggi l'Italia è addirittura, per alcuni casi, nel caso della carta, esportatrice netta di materie prime seconde, di macero di carta. Il sistema CONAI, la raccolta differenziata, se per favore, non so se è presente già la prima slide, sostanzialmente, è nata da un preciso vincolo ambientale, e cioè la riduzione dei quantitativi di imballaggio da inviare in discarica oppure la riduzione delle emissioni di anidride carbonica rispetto al caso in cui gli stessi prodotti si ottengono da materie prime vergini. Questo discorso, nato come un vincolo ambientale, è ormai una filiera di cui adesso parlerò, che è una vera e propria filiera di attività industriale. In questa slide, in maniera estremamente semplificata, abbiamo visto come da vincolo e benefici ambientali si possano derivare invece benefici classici di tipo economico ed industriale. Di che cosa stiamo parlando? Se fate la seconda slide, ecco, questo è più o meno una rappresentazione economica di questa filiera. Qui c'è il packaging, cioè la produzione di imballaggi, la raccolta differenziata, alcune operazioni industriali a valle della raccolta differenziata, la principale è la selezione, da avviare a riciclo per riottenere o nuovi imballaggi o per ottenere da queste stesse materie prime e seconde nuovi prodotti. Stiamo parlando, raccolta differenziata e selezione in Italia, di circa 1.100 imprese, 1.400 imprese se estese dalla raccolta differenziata alla selezione e al riciclo. Il fatturato aggregato di questa filiera in Italia vale 9,5 miliardi di euro. Il fatturato di questa industria continua a crescere, mentre la produzione industriale, come è noto, cala. L'80% dell'avvio del riciclo degli imballaggi che derivano dalla raccolta differenziata urbana è oggi gestito dal sistema CONAI in accordo con l'ANCI, con i comuni italiani che, come è noto, sono i titolari della raccolta differenziata. Velocemente, vedete la seconda slide, vi cito in termini sintetici l'affermazione della normativa riguardo al ruolo del CONAI, che recita letteralmente: per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio, i produttori e gli utilizzatori, cioè le aziende che producono e utilizzano imballaggi, partecipano in forma paritaria al Consorzio Nazionale Imballaggi, che ha personalità giuridica di diritto privato. Siamo dei privati, il nostro principale azionista, diciamo, se vogliamo esprimerci col linguaggio delle società per azioni, è Confindustria.
CONAI indirizza e garantisce l'attività di 6 consorzi di filiera. Si tratta di riciclare 6 materiali che qui sono indicati, che sono l'acciaio, l'alluminio, la carta, il legno, la plastica ed il vetro. Sinteticamente i risultati nel corso di questo quindicennio sono stati eccellenti. Vi diciamo, se guardate il tasso di recupero 75,3%, si dice che oggi in Italia solo un imballaggio su 4 finisce in discarica, 3 imballaggi su 4 vengono recuperati. Come funziona il sistema? Sulla base di 2 slogan, principi che sono noti a livello internazionale: chi inquina paga. Per cui CONAI determina e riscuota a carico delle imprese che producono e utilizzano imballaggi il cosiddetto contributo ambientale, è il modo con il quale il sistema si finanzia. Come spende questi denari? Beh, qui nel secondo slogan la responsabilità condivisa. La legge dice che il CONAI impiega queste risorse prioritariamente per ritirare dalla raccolta differenziata urbana, dai gestori, dai comuni, i rifiuti di imballaggio, per corrispondere a questi comuni. La definizione testuale della legge sono i cosiddetti maggiori oneri della raccolta differenziata. In altre parole, non ci piace parlare di costi, ma teoricamente i maggiori costi dei gestori della raccolta differenziata rispetto ai costi che i comuni avrebbero in assenza di raccolta differenziata. Si tratta, abbiamo erogato nel corso del 2012 ai comuni italiani circa 320 milioni di euro. Il risultato netto, poi passerò nel prossimo giro di come questo sistema si inquadra nella competizione internazionale, in questa slide, come vedete nella linea, la linea azzurra dimostra la crescita del sistema del riciclo degli imballaggi industriali e commerciali, quella che noi dicevamo essere un'attività classica consolidata, che come vedete flette nell'ultimo periodo di tempo, legata a un discorso di calo dell'attività economica a causa crisi, mentre è sempre crescita la linea rossa, che è sostanzialmente la disponibilità di materie prime seconde di riciclo da raccolta differenziata urbana, che è cresciuta dell'1% anche nel 2012, nonostante, se mettete anche l'ultima slide, un fortissimo calo della produzione dei rifiuti urbani. A fronte di un calo dei rifiuti quantitativo dei rifiuti urbani collegato alla crisi economica, è cresciuto ancora il riciclo da raccolta differenziata urbana. Guardate che da raccolta differenziata urbana, come vedete, c'è stata una crescita negli ultimi 12 anni dell'8% su base annua, a fronte di una crescita media del PIL e della produzione dei rifiuti molto più modesta. È indicato anche il fatto che nel 2011 e nel 2012 c'è stato un calo, come vedete, del 3,4% e del 4,5% della raccolta urbana. Un'ultima slide prima di cedere la parola: volevo dire che questa attività è un'attività classica dei paesi avanzati. In questo studio noi abbiamo fatto vedere qual è la situazione su 2 diagrammi, nel caso del riciclo della carta e del vetro, tra paesi europei, Giappone e Stati Uniti, e i paesi, le nuove economie crescenti. Come vedete, in ordinate c'è il PIL pro capite, in ascisse il tasso di riciclo. Come vedete, l'Italia fa parte di questo gruppo in alto nella curva, che dimostra chiaramente come lo sviluppo economico del paese e l'attività di riciclo siano strettamente correlati. Parlerò dopo del discorso della competizione internazionale. Grazie. Grazie. Allora, c'è un dato che io non riesco a capire, che 15% è il minus sulla capacità produttiva nel sistema manufatturiero italiano negli ultimi anni, al contempo l'export è cresciuto. Questo è dovuto al fatto che, per esempio, un'azienda come Alenia Ermacchi ha avuto una buona crescita, si può dire, in collaborazione con grandi aziende internazionali tipo Boeing, tipo Bombardier, tipo Airbus, tipo anche Sukhoi della Russia. Quindi si sta concentrando e voi rimanete, come dire, i protagonisti ai quali tutti gli altri si devono agganciare perché il sistema stia in piedi? Ma prima di tutto, per il tipo di attività che facciamo noi, essere competitivi da un punto di vista internazionale è assolutamente una condizione di esistenza. 2 numeri: noi fatturiamo circa 3 miliardi l'anno, il 90% di questo fatturato è all'estero, frutto di grandi collaborazioni internazionali o frutto di commesse internazionali che riusciamo a vincere. Come si fa ad essere competitivi? Questa è la domanda forse più difficile, anche considerando che siamo italiani
che siamo piccoli rispetto agli altri, che abbiamo sicuramente delle forme di sostegno diverse rispetto agli altri, che sono sicuramente più aiutati rispetto a noi. Come si fa? È chiaro che la competitività, secondo me, in Italia non può essere mai legata al costo. Non saremo mai competitivi a livello di costo con paesi emergenti come può essere l'India, come può essere la Cina, come può essere la Corea del Sud, come possono essere tanti altri paesi. Possiamo essere competitivi solo se ci sforziamo di avere qualcosa di innovativo sempre, che riusciamo a far caratterizzare i nostri prodotti. Soprattutto dobbiamo essere affidabili, perché l'affidabilità è la regola numero uno. L'affidabilità significa non soltanto fare le cose bene la prima volta, ma soprattutto farle bene continuamente, soprattutto essere pronti a rispondere alle esigenze dei vari clienti. Questa è la regola. Quindi se qualcuno, so che è molto difficile dare in termini brevi una definizione di competitività internazionale, però se qualcuno me lo chiedesse direi che è un combinato disposto sicuramente tra prezzo, qualità, rispetto dei tempi, ma soprattutto tecnologia. È chiaro che aziende come le nostre, il gruppo Finmeccanica investe più di 1,2 miliardi l'anno in ricerca e sviluppo, noi come Alenia investiamo più di 300 milioni di euro all'anno per ricerca e sviluppo. È chiaro che se non continuiamo a non essere sempre da un punto di vista tecnologico al massimo livello, non saremo mai competitivi con gli altri. Poi come si fa a lavorare con i grandissimi costruttori aeronautici mondiali come Boeing? Lei ha citato Boeing, potrei citare Airbus, noi preferiamo Boeing rispetto ad Airbus, anche se siamo fortemente europei. Ci si riesce soltanto continuando a fare le cose bene, facendo le cose bene, in maniera migliore rispetto agli altri, sicuramente si è competitivi. Gli scenari internazionali tra l'altro stanno sempre più evolvendo verso una maggiore concentrazione delle aziende da un punto di vista internazionale. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che, per esempio, mentre l'aeronautica commerciale cresce del 6% l'anno, quindi sostanzialmente devono essere sostituite moltissime flotte di aerei che, come ben sapete, sono abbastanza vecchi, invece tutta l'aeronautica della difesa ovviamente si contrae, perché i budget della difesa stanno sempre più diminuendo, ma quello che succede è che ci sono delle aree del mondo che sono particolarmente interessanti per tutti. Potrei fare il caso del Middle East. Un tempo il Middle East erano regioni in cui venivano soltanto comprati dei prodotti o dei servizi. In qualsiasi paese del Middle East adesso si vuole però creare una capacità industriale propria. Quindi ecco, anche il discorso della competitività rientra in una sana politica di alleanze, tale per cui non si possa consentire però di creare tantissimi competitori in aree tecnologiche che ognuno di noi ha in maniera particolare. Quindi ancora una volta, credo che una stabilità, una qualità, sicuramente un livello tecnologico adeguato siano le chiavi per poter rimanere in campo internazionale. E fatemi dire una cosa, perché questo forse non è noto: noi abbiamo il 90% del fatturato all'estero, ma abbiamo il 100% della forza lavoro in Italia. Continuiamo a impiegare 13.000 persone in Italia, continuiamo a dare occupazione a 13.000 persone più circa 26.000 dell'indotto, e credo che anche dal titolo di questa riunione questo sia fortemente significativo. Credo che il ruolo di una grande impresa non sia soltanto quella di raggiungere un risultato di free operating cash flow, un risultato di EBIT alla fine dell'anno, ma sia anche quello in qualche modo di assicurare una responsabilità sociale un po', cioè di curare l'interesse di tutti gli stakeholders. E credo che uno degli stakeholders più importanti di un'impresa sia proprio chi lavora dentro le imprese e le famiglie di chi lavora dentro le imprese. Questo credo che sia significativo, perché il caso di Alenia, come del resto il caso di Finmeccanica, è significativo del fatto che prima di tutto noi esportiamo, sì, ma esportiamo dall'Italia facendo le cose in Italia, cosa che in questo momento credo che sia molto importante nello scenario economico industriale italiano. Questo penso di aver risposto, spero. Grazie.
Allora, a Giuseppe Recchi vorrei fare una domanda che riguarda adesso in primo round non la sua funzione come presidente dell'ENI, ma la sua funzione come presidente del Comitato Investitori Esteri di Confindustria. Allora, io faccio solo due osservazioni. La prima, noi leggiamo quasi tutti i giorni un certo lamento di qualcuno che l'Italia respinge gli investitori, come è stato un titolo di una grande indagine di una società di consulenza. Ma appena vengono investitori, come è successo due volte in un modo spettacolare quest'anno, si dice che l'estero fa shopping in Italia. Allora, non si capisce che cosa si vuole. Si vuole che investitori vengano, mettono i loro soldi per far crescere le aziende in Italia, oppure si vuole, si intende parlarne ma non realizzare questa strada. Seconda questione, quali sono gli handicap che vedono gli investitori esteri in Italia e che bisognerebbe rimuovere? Questo è il tema del momento nel nostro paese. Intanto me ne occupo come Confindustria, ma il tema è molto legato a Eni, perché Eni è la più grande multinazionale italiana, fa il 90% del suo margine all'estero e impiega 80.000 persone, di cui gran parte, la grande maggioranza, sono italiani. E cosa vediamo noi dall'Eni come multinazionale? Vediamo che ormai la competizione per attirare le imprese e attirare gli investimenti che queste imprese fanno nel mondo è una competizione in cui i paesi proprio giocano scientificamente, cioè è un po' cambiata siamo in una nuova fase della globalizzazione. All'inizio le imprese hanno cominciato ad andare all'estero a espandere i loro mercati di vendita, poi sono andati all'estero per collocarsi come produzione in paesi appunto fuori dai loro ambiti nazionali per ottenere il vantaggio della produzione locale. Oggi le imprese scelgono dove investire in funzione non più di semplici fattori di costo, ma invece per fattori di opportunità, di facilità di mettere in gioco la propria value chain, la propria catena del valore. In altre parole, oggi un ingegnere cinese che parla inglese costa di più di un ingegnere italiano che parla inglese, per cui la delocalizzazione in Cina, per fare un esempio facile, non è più il fattore discriminante. Il fattore discriminante diventa quanto è facile fare impresa, per cui i nostri competitori come paese non sono più la Cina, l'Europa dell'Est, i paesi emergenti, ma sono i paesi sviluppati che sono in grado di mettere sul piatto tutta una serie di vantaggi di logistica, di facilità di gestione, di facilità di rapporto con l'amministrazione, che rende quel paese un posto facile in cui locarsi, oltre poi ai fattori intrinsechi del paese. Allora, l'Italia di fattori intrinsechi li ha tutti, cioè ha tutti quei fattori che il mondo combatte per avere, perché ha una posizione geografica ottimale, ha una cultura industriale che ci vanno 70 anni a costruire, c'ha una qualità delle persone, degli imprenditori, dei lavoratori che producono qualità di prodotto che altrove è difficile da trovare. C'ha tutto un sistema, se vogliamo critichiamo spesso le infrastrutture, ma paragoniamoci a paesi in via di sviluppo che crescono a tassi 6-7% all'anno. Sono molto indietro a noi per tutto quello che è il sistema italiano. Quello che non ha l'Italia e che fa sì che l'Italia sia 77esima al mondo per facilità per fare impresa, 45esima per attrattività, 72esima per trasparenza, e dico un dato su cui siamo tutti d'accordo che è un po' grida vendetta, quinta al mondo per il turismo, dove dovremmo essere primi a distanza abissale dal secondo. Ecco, tutto quello che ci rende ultimi o tra gli ultimi in classifica riguarda l'organizzazione, cioè riguarda il nostro modello di gestione paese, che in altre parole si traduce in incertezza paese, e l'incertezza diventa quindi una classificazione di non investibilità. Allora, per rispondere alla domanda, noi li vogliamo attrarre questi capitali o no? Allora, un paese che
ha grandi materie prime e sono i paesi che competono oggi nel mondo su quello, pensiamo alla Russia, pensiamo a tutti i paesi ricchi di materie prime, non si pone il problema dell'attrazione perché vende materie prime. Paesi che hanno grandi numeri di persone si giocano la competizione mondiale sulla grossa offerta di capitale umano. Paesi come il nostro, che invece non hanno né uno né l'altro, si possono giocare la competizione globale solo esclusivamente trasformando materie prime attraverso il capitale umano in prodotti. Infatti siamo campioni in questo, trasformiamo le lamiere in motociclette, in macchine, in prodotti materie dell'agricoltura in prodotti alimentari, insomma in brand che il mondo ci invidia. Ecco, allora noi sicuramente, non avendo quelle risorse interne, dobbiamo approfittare di questi capitali. Pensate che ci sono 1.400 miliardi di dollari che ogni anno viaggiano nel mondo in cerca di un luogo in cui posarsi e scelgono quindi non più tra l'Italia e la Romania, ma scelgono tra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e la Carinzia, che tanto è vero viene in Italia a fare pubblicità ai nostri imprenditori dicendo locatevi da noi, venite da noi. E il problema nostro è che oggi gli imprenditori, piccoli, medie e grandi imprese, rimangono in Italia nonostante queste difficoltà perché sono legati alla loro catena della produzione, sono legati alle loro persone, sono legati ai vantaggi della filiera italiana, fino al punto in cui lo sforzo diventa troppo distante dal beneficio e a quel punto rischiamo che facciano il salto al di là del confine, molti lo stanno già facendo e la paura che una volta che hanno imparato ad andare di là ci rimangono perché non è che tornano più e per cui rischiamo una deindustrializzazione del nostro paese che è il nostro punto di forza. Allora io rispondo alla domanda dicendo noi dobbiamo fare di tutto per attirare i capitali perché e attirare chi viene anche a comprare le nostre aziende perché è meglio un azionista forte che ha un piano di sviluppo, un piano di crescita che inserisce l'azienda comprata nella sua rete di espansione internazionale, piuttosto che un azionista debole che non ce la fa, che non ha il sistema, non ha le spalle per crescere e condanna la sua azienda a un destino in decrescita. Ed è secondo me il tema che poi è stato molto cavalcato dal governo Letta. Adesso c'è tutto un piano che si chiama Destinazione Italia, che è proprio un tavolo di lavoro aperto con gli investitori esteri e altre parti sociali e i vari ministeri, nel quale si vuole esaminare capitolo per capitolo, ministero per ministero, quali sono quegli interventi a costo zero, senza grandi riforme costituzionali, che permettono di offrire certezza, offrire una controparte nel paese che è capace di relazionarsi con un cliente, chiamiamolo, che ha la peculiarità di poter scegliere. E siccome può scegliere se venire qua o andare da un'altra parte, bisogna che gli diamo attenzione, facciamo di tutto perché scelga noi. Grazie, molto chiaro. Flavio Valeri, se c'è un'istituzione molto criticata in questo periodo sono le istituzioni bancarie. La domanda è molto semplice. Esiste un credit crunch? Esiste la possibilità di avere un credito? O è vero che le banche hanno dato nel passato tanto credito non veramente meritato? Beh, grazie alla domanda. Lo so che lavorare in banca oggi non è esattamente considerato uno dei migliori mestieri che si possa fare, però cercherò di rispondere un attimo alle domande. Allora, innanzitutto due parole sulla Deutsche Bank in Italia. È un grande investitore estero, come diceva il presidente Recchi, con più di 40 miliardi di asset, probabilmente è un istituto che si posiziona subito a ridosso dei due campioni nazionali, con delle grandi partnership strategiche con le Poste e con tutto il sistema confindustriale regionale. Quindi è un operatore che ha già fatto il salto da multinazionale a locale in tutte le varie sfaccettature della sua presenza. Quindi alla domanda del credito, Bernard, io risponderei così: le banche hanno bisogno di fare credito, perché se non fanno credito non fanno ricavi, se non fanno ricavi non riescono a fare i loro bilanci. Quindi la voglia è assolutamente di fare credito. Sicuramente negli ultimi 10 anni il credito è stato dato, perché il credito negli ultimi 10 anni è raddoppiato, mentre invece si ricordava prima che la produzione industriale è decresciuta del 15%. Allora uno deve capire un attimo dove è andato
questo credito, probabilmente è andato in attività che non sono andate a buon fine, probabilmente è andato in tutta una serie di progetti che non si sono poi mai realizzati, ma sicuramente c'è stato un decoupling tra quello che le banche hanno offerto e quello che il sistema industriale, il sistema dei servizi ha poi utilizzato. La colpa probabilmente è metà e metà e su questo va assolutamente fatta una riflessione. La seconda riflessione importantissima, è vero che negli ultimi due anni il credito si è contratto, però sono cresciute anche moltissimo le sofferenze, anzi le sofferenze bancarie sono cresciute molto di più della contrazione del debito. Per le persone che non sono pratiche, le sofferenze bancarie sono crediti che le banche erogano e che non tornano indietro, cioè è gente che non paga. È un po' come se voi aveste dei clienti che non vi pagano. Ecco, questo dato del non paga è a circa il 10% in Italia. Quindi bisogna fare un pochettino attenzione, perché questi, diciamo, imprenditori, aziende, piccoli imprenditori, grandi imprenditori che non pagano, poi fanno anche del male alle invece istituti o alle aziende che invece sarebbero più meritorie. È veramente interessante vedere che questa crescita delle sofferenze bancarie, che poi purtroppo hanno bisogno di accantonamenti, che poi hanno bisogno di capitale, e quindi si incastra un attimo tutta la filiera dell'erogazione del credito. Terza cosa, forse bella importante, è il costo del credito, perché una delle grosse considerazioni che viene fatta è perché diciamo, a parità di merito di credito, a parità di settore, a parità di bravura dell'azienda, un credito in Italia costa 200-250 basis point in più dell'equivalente in Germania. Questo non dovrebbe essere così. In un mondo normale di assoluta fluidificazione dei mercati, assoluta banking union e assoluta trasparenza, dovrebbe essere lo stesso prezzo a parità di merito di credito, ma non è così. Questo perché ancora l'unione bancaria non è implementata, lo sarà nel breve, ma al momento il finanziamento che viene fatto dalle banche, che poi viene erogato alle aziende, soffre dello spread che c'è tra i vari paesi. Quindi il problema, diciamo, dello spread italo-tedesco o italo-inglese o italo-americano non è soltanto, e questo è un punto importantissimo, non è soltanto un problema per le casse dello Stato, non è soltanto un problema di deficit, ma è anche un problema che poi questo costo si trasferisce fino alla piccola impresa di Vigevano, che a parità di competitività dal punto di vista del prodotto si ritrova a 200 basis point in più di costi di finanziamento. E questo, sommato a tutte le questioni, diciamo, strutturali che ricordava il Presidente Recchi, sicuramente è un piccolo problema. Bene, grazie. Allora, signor Ministro, esistono due filosofie diverse rispetto al ruolo che deve giocare la politica rispetto allo sviluppo. C'è, estremizzando un attimo, c'è la filosofia che dice: un grande paese come l'Italia ha bisogno di una politica industriale che stabilisce investimenti, priorità, che va su certi settori e non va su altri, quindi prende certe decisioni importanti, sostenendo quindi anche un certo flusso di investimenti. E poi c'è l'altra filosofia che dice: no, allo Stato non compete, la politica non compete questo ruolo, l'unica cosa che deve fare è creare le condizioni perché i player esistenti sui mercati possano giocarsela al meglio singolarmente. Lei quale delle due filosofie sposa? Servono tutte e due, ma adesso arrivo a questo argomento. Vorrei prima di tutto ringraziare il meeting di avermi invitato. È una tradizione per me venire, la continua Ivo Rossi, che è qui davanti, che è il nuovo sindaco di Padova. Noi abbiamo questo rapporto di amicizia straordinario con il vostro movimento, con il movimento a Padova, è rappresentato, potrei citare tantissime persone naturalmente, ma cito soltanto Graziano De Bellini, ed è sempre bellissimo vedere come argomenti così ostici e anche tutto sommato potrebbero essere argomenti poco affascinanti, tengono invece un sacco di gente inchiodata ad ascoltare in modo attento e a ragionare su come è possibile portare il nostro paese, in questo caso, al di fuori dalla crisi. E mi congratulo molto con voi. Tra l'altro, a me piace moltissimo partecipare a incontri di questo tipo, non per le cose che dico, ma soprattutto per le cose che poi mi porto a casa, che ascolto. E raramente mi è capitato
di tornare a casa senza qualche intuizione, qualche idea, qualche spunto. E anche questa volta ho già sentito molte cose davvero interessanti, direi che le condivido finora tutte. Allora, prima considerazione per arrivare alla risposta: cosa serve? Serve una pianificazione, una programmazione o serve liberare? Ci sono tre numeri che caratterizzano l'Europa e che danno l'idea di una difficoltà complessiva del continente, che è il continente dove noi riconosciamo i fondamentali valori di riferimento nel modo in cui siamo organizzati, nel modo in cui viviamo. I numeri sono 7, 25 e 50. Li ha citati anche recentemente Letta in un ragionamento che ha fatto, ma credo sia stata la Merkel la prima a tirar fuori questi numeri. 7 è la percentuale di popolazione europea rispetto alla popolazione mondiale. 25 è il PIL prodotto in Europa e 50 è quanto viene speso in quest'area del mondo dal 7% dell'umanità in spese sociali. Questo è il dato. Ora è evidente che questo dato, che contiene cose strepitose, perché il 7% della popolazione produce il 20%, il 25% della ricchezza mondiale, ma è anche in grado di offrire alla propria popolazione servizi, parliamo di scuola, parliamo di pensioni, parliamo di sanità, parliamo di disagio sociale, parliamo di handicap, è in grado di offrire alla popolazione condizioni di vita che non si sono mai viste nella storia dell'umanità. Ma ci dicono anche quanto è difficile leggere la competizione da parte di paesi che stanno emergendo e dove anche una piccola crescita delle loro condizioni di vita è vissuta come un successo. Chi passa da un posto dove non aveva la casa a una casa anche rudimentale ha un successo. Chi prima non riusciva a mantenere la famiglia e oggi riesce a farlo ha un successo. Chi non aveva un lavoro e ce l'ha ha un grande successo. Chi comincia a godere del benessere avverte questa crescita strepitosa. Noi con più fatica invece dobbiamo sopportare una situazione in cui avvertiamo anche le difficoltà che spesso ci portano a dover ridimensionare alcune grandi, o al rischio di veder ridimensionate alcune grandi conquiste sociali. Questa prima cosa, secondo me, ci dice un primo elemento che secondo me è insopprimibile. Non esiste la possibilità di risolvere i problemi della nostra comunità, parliamo della comunità europea, parliamo dell'Occidente, semplicemente in una logica redistributiva. Mi capita a volte di discuterne anche con amici del sindacato. È necessario avere una politica di crescita. Senza una politica di crescita non è possibile difendere le condizioni di vita che abbiamo raggiunto e consentire che altri popoli raggiungano le nostre stesse condizioni di vita. Abbiamo la necessità di crescere ed è possibile, parliamo sempre di Europa, sì, perché? Perché il PIL mondiale non sta calando, sta crescendo e quindi ci sono sempre più parti del mondo che chiedono di avere produzioni che non sono ancora in grado di realizzare per conto proprio. Non è vero il contrario, è vero questo. Quindi ci sono ancora margini di crescita per mantenere una qualità della vita nelle nostre popolazioni, parliamo di livello europeo, di alto livello. Naturalmente questo richiede mettere in condizioni le nostre imprese di essere competitive, ma anche una politica di programmazione che scelga tutta una serie di soluzioni. Facciamo un esempio, prima abbiamo sentito parlare Castellucci, non esiste una politica che si affida soltanto al mercato se si vogliono realizzare grandi infrastrutture, sono necessarie e sono un elemento di crescita. Per farle bisogna che qualcuno raccolga risorse e poi le investa nella direzione che abbiamo prima sentito. Non è pensabile che noi riusciamo a superare un gap nel campo dell'energia adesso che gli Stati Uniti d'America hanno questa nuova fonte non immaginata fino a pochi anni fa, o meglio si sapeva che esisteva il gas di scisto, ma pareva molto difficile estrarlo. Oggi si estrae e i costi di questo gas sono all'incirca un terzo, un quarto dei costi del gas che noi adoperiamo.
È possibile immaginare che tutto questo si affidi solo al mercato nel superare un gap che ci metterà in difficoltà da un punto di vista dell'industria europea nei confronti di quella degli Stati Uniti, o servono tutta una serie di scelte strategiche? E queste scelte devono essere affidate a livello di Stato, di comunità europea. Mi pare evidente che serve anche questo. Quindi dobbiamo muoverci, ecco la risposta alla domanda, sui due piani. Quali sono i fattori che ci mettono in difficoltà? Adesso parliamo un po' più dell'Italia, un po' meno degli altri paesi europei, anche se i problemi li troviamo un po' in tutti i paesi d'Europa. Non esiste solo l'Italia, esiste un continente che deve superare una grande prova. Sono la fiscalità, le nostre imprese sono in difficoltà per la fiscalità, fiscalità che a volte si estende anche a beni strumentali che non dovrebbero essere, visto che producono ricchezza, oggetti di una particolare fiscalità. Sono il costo del lavoro, con un lavoro che non è pagato in modo particolarmente elevato. Ma il costo del lavoro sì, c'è questo cuneo, si chiama cuneo per questo, perché via via negli anni si è allargato, la curva che si è disegnata su un piano cartesiano è un cuneo. Esiste questa differenza tra i soldi che arrivano in tasca al lavoratore e i soldi che l'azienda deve pagare per utilizzare il suo lavoro. È un elemento di grande difficoltà. Una difficoltà enorme ad accedere al credito, e anche un grande costo del denaro che ancora ci mette in difficoltà. Oggi abbiamo dei dati che in qualche modo ci rasserenano, perché lo spread sta calando, però rimaniamo ancora poco competitivi. Il costo dell'energia elettrica, poi magari nel secondo giro vi dico qualcosa su questo, il tema della burocrazia e il tema del ritardo nelle infrastrutture. Poi ci sarebbe anche da parlare di qualità della vita, di qualità dell'ambiente, di alcuni fondamentali valori, di come si vive culturalmente, psicologicamente, emotivamente la fase che stiamo attraversando. Quello è un altro piano estremamente interessante. Allora, se noi vogliamo rendere competitiva la nostra industria, dobbiamo ridurre questa grande diversità tra noi, le altre imprese che sono imprese europee più competitive delle nostre, e tra le imprese europee e quelle imprese che sono così competitive e arrivano da altre parti del mondo. C'è un mondo che chiede di poter ottenere una serie di beni che noi siamo in grado di produrre e con i quali dobbiamo interfacciarci con la possibilità di risultati eccellenti. Sta anche qui un po' quella politica che punta a dare alle nostre aziende una maggiore capacità di competere all'estero. I temi sono infiniti. Adesso vi voglio dire una cosa che riguarda anche in parte aziende collegate alla Compagnia delle Opere. La Compagnia delle Opere è una bellissima azienda, conosco abbastanza perché ci lavora mio cognato, no? Una bellissima azienda, meglio insomma, è il fratello di mia nuora, non so, non c'è una definizione precisa, una bellissima azienda che produce turbine. Noi abbiamo anche come azienda Italia, e precisamente all'interno di Finmeccanica, un'azienda che produce, si chiama Alsando Energia, turbine. Sapete qual è il problema? Che per fare grandi investimenti bisogna fare turbine in grado di girare a 60 Hz. Noi abbiamo tutto un mercato a 50 Hz. E sappiamo fare turbine eccellenti, non ci batte nessuno, ma quelle a 60 Hz bisogna imparare a farle. Sono lievemente diverse, ruotano a una velocità del 20% in più e hanno delle alettature molto diverse, perché bisogna... Questi investimenti bisogna poterli fare perché possiamo entrare in dei mercati dove altrimenti non entriamo e dove possiamo dare un grande contributo. Allora il problema è sempre quello di, da una parte, liberare la creatività, la capacità tipica del mercato di inserirsi nelle diverse realtà, e dall'altra di guidare questi processi, perché non si va all'estero se qualcuno non ti appoggia, c'è niente da fare. Bisogna avere alle spalle uno Stato, bisogna avere alle spalle chi è in grado di farlo, bisogna avere una scuola che ti prepara. Io quindi, alla domanda che mi è stata fatta, cercando un po' di illustrare un punto di vista del Ministero, dico: noi abbiamo grandi opportunità se da una parte liberiamo tutte le nostre capacità produttive e dall'altra le inseriamo in percorsi di strategia industriale.
guardate che risultati importanti ce ne sono in agricoltura, per esempio. Quando noi parliamo di innovazione, immaginiamo sempre circuiti integrati, almeno io mi immagino un circuito integrato. Innovazione, informatica, computer, robot. Ma nel campo dell'agricoltura abbiamo fatto cose strepitose e siamo diventati esportatori importanti. E uno dei dati che caratterizza l'Italia è che esporta più di quanto importa. Vuol dire che il consumo interno è minore di quanto siamo in grado di produrre già oggi. Quello che ci mette in difficoltà ovviamente è il debito, che pesa in modo notevolissimo nel nostro bilancio. Allora, guidare lo sviluppo è diventato, secondo me, il grande karma al quale dobbiamo riferirci, perché solo con uno sviluppo in questo mondo così disuguale noi possiamo mantenere le grandi conquiste e aiutare gli altri a raggiungerle. Grazie, signor Ministro. Visto che ha chiamato in causa la Compagnia delle Opere, sarebbe un bel tema la domanda cosa non fa solo la CDO, ma cosa fanno le associazioni di questo Paese per sostenere le imprese, ma su questo ci sarà un altro incontro nei prossimi giorni. Perché io ritengo, apro solo questa parentesi, che il ruolo delle associazioni in questo contesto è fondamentale. La seconda domanda la vorrei fare uguale per tutti in questo senso. Abbiamo evidentemente capito in questo primo giro, e ringrazio ai partecipanti di essere stati così sintetici, secondo me anche aiutato molto alla chiarezza del loro messaggio, alla chiarezza del messaggio che avete lanciato. Occorre, per essere competitivo, un'integrazione di un sistema paese con il sistema imprenditoriale. Le due cose devono andare a pari passo e tutti i problemi che ha il sistema paese, signor Ministro, le ringrazio per la sincerità, le ha elencati tutti, quindi io non ho più il dovere di farlo. Però vorrei chiedere a ognuno dove sta la priorità, e secondo me fa parte di una capacità decisionale di stabilire priorità, perché i problemi sono tantissimi, non possiamo affrontarli tutti insieme. Dove stanno le priorità? Nel vostro ambito decisionale, nelle vostre imprese, nelle vostre realtà imprenditoriali, dove sta la priorità innovativa che ritenete strategica perché potete competere a livello globale e perché potete dare una mano a questo Paese, secondo qual è la priorità che ne deducete, visto che abbiamo l'opportunità di avere qua il signor Ministro, dove lo Stato deve dove l'urgenza per lo Stato, perché i problemi sono tanti, c'è anche la giustizia civile che crea tanti problemi con i processi di 5, 6, 7 anni. Quali sono le priorità interne alle vostre realtà e le priorità che chiedete alla politica perché questo Paese possa diventare più competitivo? Sono due domande molto aperte e una domanda aperta con due sfaccettature che faccio a tutti, cominciando sempre da Castellucci. Prima di rispondere a questa domanda, che è molto complicata, quindi magari mentre parlo penso anche a come rispondere, esatto, volevo dare alcuni riferimenti sul tema dell'attrazione dei capitali internazionali. Allora, uno, nei media, quando si parla di investimenti esteri, si pensa sempre a qualcuno che viene in Italia e compra qualcosa. Non c'è solo questa come modalità di attrarre gli investimenti internazionali. Autostrade, per esempio, sta finanziando tutto il suo piano di investimenti in Italia, la terza corsia qui a Rimini, piuttosto che la variante di Valico che è quasi completata, con capitali internazionali, ovvero tutte le nostre emissioni di bond, di titoli, di debito, vengono sottoscritte da investitori internazionali. Quindi noi investiamo in Italia, miglioriamo la rete infrastrutturale italiana con soldi esteri. Mediamente viene dall'Italia circa il 10% dei finanziamenti che noi utilizziamo per migliorare la nostra rete, il 90% viene dall'estero. Per dare un ordine di grandezza, sono 10 miliardi di euro che sono stati investiti da investitori internazionali per migliorare la rete infrastrutturale italiana. Non è poco. Li dovremo rimborsare, fortunatamente abbiamo fino al 2038 per rimborsare questi investimenti, che devo dire sono anche a tassi estremamente competitivi, quindi non ci stiamo impoverendo come sistema paese, ma anzi stiamo utilizzando quei trilioni
di euro, di dollari che girano per il mondo alla ricerca di modalità di investimento diciamo efficiente. Quindi sicuramente c'è anche un'altra strada per attrarre investimenti, la stiamo perseguendo. L'unica cosa fondamentale per attrarre questi investimenti esteri è la stabilità delle regole, anzi oltre la stabilità dei contratti, la certezza dei contratti. Questo è un elemento fondamentale sul quale l'Italia a volte in passato non è stata così teutonica nel suo comportamento e nella sua linearità. Quali sono le priorità quindi per noi per essere competitivi a livello globale come azienda? Beh, sicuramente la certezza delle regole in Italia, saper e poter contare su contratti che valgono per tutta la durata che è scritta in quel contratto, un aiuto all'innovazione strategica, all'innovazione tecnologica. Penso che richieda non tanto soldi o risorse, le grandi aziende hanno risorse per poter investire, hanno bisogno di un quadro normativo certo per poter decidere di investire nelle tecnologie importanti. Noi l'abbiamo fatto nel settore delle tecnologie del pedaggio, il Telepass l'abbiamo inventato noi, ma siamo anche leader mondiale nei sistemi di pedaggiamento più evoluti, quelli satellitari per esempio, sui quali abbiamo vinto recentemente una gara in Francia, la prima gara vinta in Francia da un non francese, sapete che la Francia è un sistema un pochino chiuso, e per vincere, per affermare questa leadership abbiamo utilizzato al meglio quello che l'Italia ha, che è una capacità di far rete. Il finanziamento ci è arrivato da Deutsche Bank, grazie anche all'interessamento dell'ingegner Valeri. Il governo ci ha aiutato per far sì che non venissimo penalizzati in terra straniera. Purtroppo, quando si tratta di far rete in Italia, spesso bisogna far rete in maniera artigianale, basandoci sulle relazioni che si sono coltivate negli anni, sulla credibilità, sulle conoscenze e sulla genuina adesione da parte del governo alle iniziative che le imprese fanno all'estero. Però mi domando, Autostrade ci è riuscita, ha vinto questo grandissimo progetto, ordine di grandezza circa 3 miliardi di euro, su una tecnologia leader nel mondo contro operatori come Siemens, come France Telecom, eccetera, eccetera. Ma una piccola azienda avrebbe avuto accesso a questa rete, a questo supporto, a queste capacità? Io ho la sensazione che a volte per le piccole aziende questo supporto è molto più difficile da attivare. E questo è sicuramente un problema. Poi, quali altre sono le priorità? L'abbiamo detto prima, l'Italia è solo quinta nel turismo nel mondo, vergognoso, lo diceva giustamente il presidente Recchi, ancora più vergognosa che fino agli anni 70 eravamo il numero uno. Quindi stiamo andando avanti col passo del gambero a velocità sostenuta. Beh, le infrastrutture per il turismo sono sicuramente una delle priorità fondamentali per questo paese. Se pensiamo che Firenze ha un aeroporto con una pista di 1200 metri dove atterra solo in certe condizioni di vento un aereo a jet, e Firenze è una delle destinazioni globali, se pensiamo che Roma-Fiumicino ha finalmente solo dopo 12 anni ha avuto un contratto che gli permetteva di avviare un piano di investimenti con 10 anni di limbo nel frattempo e con un gap infrastrutturale che è sotto gli occhi di tutti quelli che viaggiano su Roma, c'è da preoccuparsi da un lato, dall'altro c'è da rallegrarsi del fatto che c'è tantissimo da fare, c'è tantissimo da recuperare, sapendo che il turismo internazionale avrà sempre meno voglia di passare ore in attesa della coincidenza negli aeroporti, avrà sempre più voglia, soprattutto perché viene sempre da più lontano, di farsi il tour Parigi, Roma, Londra, magari in 4 giorni. Allora le infrastrutture sono fondamentali, o si hanno le infrastrutture oppure si rimane fuori dal giro. Quindi questo sicuramente è fondamentale. Poi l'altra cosa che a un operatore come noi, totalmente esposto in questo paese, che ha l'80% degli investimenti in Italia, quello che servirebbe sarebbe un paese che cresce, un paese in cui l'industria continua a crescere, riprende a crescere, in cui non si perdono competenze con aziende che chiudono, perché un'azienda chiusa non si riapre il giorno dopo. Un'azienda chiusa è un qualcosa che per ricrearsi ha bisogno di condizioni particolari non sempre esistenti. Un paese che cresce richiede competitività, competitività del fattore più importante, che non è tanto il capitale quanto il fattore lavoro. Quindi il fattore lavoro, in termini di costo del lavoro, in termini anche del giusto reddito che i lavoratori devono avere per creare poi quella massa di consumi, è la priorità che penso nel medio termine un paese si deve dare. Sicuramente nel breve le priorità sono anche altre, ma essere
competitivi in un paese che non cresce nel lungo termine diventa sempre più difficile. Ci stiamo riuscendo, ma non penso che potremo riuscirci all'infinito. Ma io sono fiducioso, devo dire, anche i dati di traffico che noi diamo ai ministeri e alla Banca d'Italia per seguire giorno per giorno l'andamento di questa economia ci lasciano abbastanza fiduciosi. Ci sembra che, diciamo, la situazione sia ben migliore rispetto a un anno fa. Grazie. Solo una domanda per precisare: la riforma del titolo quinto sulle competenze, titolo 5 della Costituzione, competenze regionali, ha risolto il problema, no? Il governo l'ha detto. Se la domanda per me, devo dire che noi ci stiamo adesso preoccupando di tutte le infrastrutture di collegamento tra la città di Roma, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Fiumicino. Vi assicuro che è un processo quanto mai complesso, quanto mai articolato, anzi, devo dire disarticolato per certi versi, per la sovrapposizione di competenze che ancora è molto forte. Ho capito. Bene. Grazie. Poi lei, Ministro, poi potrà intervenire su questo. De Santis. Sì, abbiamo preparato 4 slide per rispondere sostanzialmente alla seconda domanda che lei ci pone: come inquadrare il funzionamento del nostro sistema in un'ottica di competitività? Come ci possono essere recuperi di competitività lungo una filiera che è una filiera di attività molto eterogenee e diversificate. E allora voglio dire, in questa slide sostanzialmente vediamo come i diversi anelli della filiera possono recuperare competitività. Quando parlo di competitività non necessariamente mi riferisco a un solo discorso di competitività di costi unitari. E allora voglio dire, faccio presente il primo anello della filiera, la fabbricazione degli imballaggi. In questo caso la capacità di quello che noi chiamiamo l'ecodesign, la capacità di innovare tecnologicamente il prodotto imballaggio per renderlo sempre più riciclabile è evidentemente un fattore chiave di successo. Ma sostanzialmente ci sono altre possibilità lungo la filiera di recuperare competitività. Nella seconda freccia è indicato un fortissimo recupero di competitività, questo sì, di costo, nella fase della raccolta differenziata. Noi abbiamo evidenze analitiche che in Italia per raccogliere un chilo, per esempio, di materie plastiche da raccolta differenziata, i costi possono variare tranquillamente in alcune aree del paese da 1 a 10. Alcuni spendono 10 volte tanto, tanto per intenderci. Quali sono i margini di recupero? Naturalmente che non è soltanto una questione di efficienza del gestore della raccolta, ma anche una caratteristica, sì, una caratteristica del particolare schema organizzativo e di funzionamento della raccolta. L'altro problema grosso sono sulle fasi impiantistiche a valle della raccolta, prevalentemente basate su operazioni di ulteriore selezione dei materiali, che nascono soprattutto da un problema. La raccolta differenziata provvede alla produzione di questi materiali in maniera distribuita sull'intero territorio nazionale, mentre evidentemente questi sono impianti concentrati, quindi dipende questo recupero di competitività moltissimo da un'ottimale distribuzione logistica territoriale di questi impianti, dalla dimensione di scala, oltre che da un miglioramento delle tecnologie automatiche di selezione. Poi c'è naturalmente l'efficienza del nostro sistema. Allora, da questo punto di vista, per rispondere sinteticamente, forse in anticipo alla sua domanda, quale ritengo si possa essere la priorità per un forte recupero di competitività e per essere leader in questo settore in Italia, è la capacità di innovazione, che è innovazione di tipo organizzativo, ma è prevalentemente innovazione scientifica e tecnologica, è ricerca. Perché la riciclabilità di un materiale è fondamentalmente legata alla capacità di innovare tecnologicamente i processi e i prodotti di produzione. E questa è la parola chiave. Per quanto riguarda il nostro sistema, dico velocemente, non voglio lodarci, qua noi arriveremo a verificare in questa slide come, a confronto con altri importanti paesi europei, noi siamo competitivi come costi. Ci sono i costi degli overheads, costi amministrativi, comunicazione personale del nostro schema, quanto personale impieghiamo per tonnellata prodotta, eccetera. Voglio fare osservare che nella colonna intermedia ci sono le percentuali di riciclo dei diversi paesi europei. Sembrerebbe, sembra, no, ma è così,
perché noi, essendo nella media europea, ma siamo ben lontani per esempio dalle performance della Germania o del Belgio, come vedete abbiamo a riciclo il 66%, in realtà questo dipende non dall'efficacia del nostro sistema, da un problema che credo sia a tutti noto. È evidente che il funzionamento della filiera dipende innanzitutto dalla possibilità di organizzare un sistema efficiente di raccolta differenziata. Ci sono due Italie, un'Italia del Nord che ha standard, i migliori standard europei, e un'Italia del Centro-Sud, soprattutto nelle grandi aree urbane del Centro-Sud, Roma, Napoli, Palermo, dove la raccolta differenziata è praticamente assente. Ove il Centro-Sud si organizzasse e raggiungesse gli stessi standard del Nord, nel nostro paese, e fortunatamente ci sono segnali in questo senso, la nostra performance si allineerebbe sostanzialmente a quella della Germania. In conclusione, voglio dire, qual è lo scenario che si prefigura per questo sistema nel corso dei prossimi anni e come si inquadra questo discorso in uno scenario di competizione internazionale? Cosa ci aspetta nei prossimi anni? C'è una nuova direttiva europea che pone più stringenti vincoli al riciclo. Sostanzialmente si dice che entro il 2020 il 50% dei rifiuti urbani debba essere avviato a riciclo. Quindi la direttiva non riguarderà soltanto gli imballaggi. Quindi si verificherà una forte crescita dei quantitativi di rifiuti da avviare a riciclo. C'è una seconda considerazione specifica dell'Italia. Come dicevo prima, è lo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree del centro-sud del paese, che creerà nuove, forti disponibilità di rifiuti e quindi di materie prime e seconde. E poi c'è il discorso che facevamo prima, paesi che una volta si chiamavano del terzo mondo, che stanno continuando anch'essi a crescere nella produzione di materie prime e seconde. Aumenterà di molto la disponibilità, l'offerta su base mondiale di materie prime e seconde, si entrerà in uno scenario fortemente competitivo in cui le diverse filiere, i diversi schemi dei diversi paesi europei, ma anche extraeuropei, entreranno in una forte competizione. E allora quale sarà lo scenario? O noi saremo in grado di innovare, di recuperare competitività, e quindi sostanzialmente attraverso le strade che abbiamo indicato, una marcata industrializzazione del settore, un incremento dell'efficienza, della capacità di innovare, oppure, stante la situazione, cioè il vincolo ambientale, la necessità comunque di riciclare, questa filiera diventerà una filiera economicamente assistita e l'entità dell'assistenza sarà misurata dal carico fiscale, cioè dal contributo ambientale a carico delle imprese o dal carico fiscale a carico dei consumatori, leggi tassa sui rifiuti. Se potessi dire sostanzialmente quale strategia per il settore, credo di, nell'ultima slide, di aver detto sostanzialmente quali sono i target che si pongono nei primi anelli della filiera, quelli della raccolta e quelli della selezione. Nel terzo punto, ve lo dico sinteticamente, noi riteniamo che è la parola chiave, ripeto, è la capacità di produrre innovazione tecnologica. Voglio soltanto ricordare che il nostro paese da questo punto di vista è stato anche nel corso degli ultimi anni all'avanguardia. Le innovazioni di processo nella produzione di carta o di vetro realizzate in Italia sono state innovazioni italiane. La capacità di trasformare le materie plastiche per non riottenere soltanto materie plastiche, ma manufatti sostanzialmente. Vi dico un caso che è abbastanza noto, questa è una bottiglia in poliestere, si chiama la plastica di questa roba. Sapete che la materia prima poliestere è stata creata per produrre fibre, non per produrre plastica sostanzialmente. Come dicevamo prima col ministro, la tecnologia di produzione di fibre sintetiche, di ovatte, di fiocco poliestere dalle bottiglie è una tecnologia che si è stata sviluppata nel corso degli ultimi 10 anni prevalentemente in Italia. L'ultima osservazione, lo dico, è naturalmente, a forte di questa grandissima disponibilità di materie prime e seconde, occorre verificare la possibilità di un incremento dei consumi finali a base. Ricordo che qui c'è una legge in Italia che dovrebbe incentivare sostanzialmente l'acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche dei riprodotti, si chiama GPP, Green Public Procurement sostanzialmente, che in larga parte in attesa soltanto per cambiare, che naturalmente aumentando di molto i consumi troverebbe grande sbocco e grande sviluppo all'attività complessiva dell'intera filiera. Grazie. Domani. Grazie.
Io so che è una domanda molto semplificante, ma è immaginabile che esiste un giorno un sistema ecologico che non pesa più sul fisco oltre il GPP? Al momento è difficile immaginare, ci sono situazioni differenti per i diversi materiali. Nel caso della carta siamo praticamente quasi alla invarianza, cioè sostanzialmente che il riciclo si potrebbe autosostenere economicamente. Nel caso in particolare di altri materiali, mi lasci dire, un pochino più rognosi, c'è un primo problema: l'acciaio può essere riciclato infinite volte, perché l'acciaio è l'atomo del ferro che nella fase di riciclo non subisce, non ci sono reazioni atomiche. Nel caso della plastica sono reazioni molecolari, se uno riciclasse 10 volte il poliestere di questa bottiglia non otterrebbe materiali adeguati. Grazie. Grazie. Giorgio Giorgio. Allora, la domanda che ha posto richiederebbe un intervento molto lungo, credo che la sintesi poi sia sempre un dono che bisogna sempre seguire. Ma l'ha già dimostrato. Direi che il Ministro ha sottolineato praticamente quasi tutti gli aspetti più critici per poter pensare che il nostro sia un paese competitivo, sia all'interno, perché questa è la cosa importante, sia verso l'esterno. Devo dire che ho avuto la fortuna e sfortuna di vivere molti anni all'estero, sia in paesi europei che negli Stati Uniti d'America, e quindi ho visto dei sistemi che lavorano in maniera totalmente diversa rispetto al sistema italiano, se posso permettermi di dirlo. Qua abbiamo sempre una grandissima buona volontà, riusciamo a fare le cose perché ci parliamo, perché abbiamo dei rapporti, perché riusciamo a instaurare uno spirito di collaborazione, ma non abbiamo un'organizzazione del sistema. Il punto dolente italiano si chiama organizzazione. È un punto che si vive nelle imprese, nelle grandi imprese meno, ma nelle piccole e medie imprese tantissimo. Uno dei grandi problemi delle piccole e medie imprese italiane è proprio la mancanza di organizzazione, di processi organizzativi che rendono ogni iniziativa difficile da gestire, soprattutto se sia a lungo termine. Questo credo sia importante. Come poi cercare di far passare il concetto di organizzazione in ognuno di noi, soprattutto verso i più giovani, bisognerebbe insegnare di più nelle scuole i concetti organizzativi, bisognerebbe più insegnare cose pratiche piuttosto che cose molto teoriche, però direi che ci sarebbero tante cose da dire, quindi non voglio dirle. Ecco, l'organizzazione sicuramente, un'organizzazione che deve avere dei processi organizzativi che coinvolgono gli enti centrali, come gli enti regionali, come le istituzioni locali, come le imprese, le grandi, le piccole e medie imprese, sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista di istituzioni finanziarie. Altri paesi ce lo insegnano, molto vicino a noi, andiamo in Francia, vediamo come si lavora in Francia, vediamo l'Inghilterra, addirittura la Spagna. Certe volte ha dimostrato di essere più organizzata di noi in imprese o in iniziative industriali di grande, grande valore. Purtroppo, ripeto, noi siamo dotati di grande volontà, di buona volontà, di grande spirito di voler fare le cose, le facciamo, però poi non facciamo mai processi a fronte dei quali abbiamo fatto le cose, quindi la volta dopo dobbiamo ripetere le stesse cose perdendo tempo e purtroppo sprecando tante risorse. Quindi credo che quando in Italia, secondo me, si parla di crescita, si parla di sviluppo, significa parlare di pianificazione e significa parlare di processi. Credo che ovviamente non è mio mestiere, essendo un metalmeccanico, non è mio mestiere parlare della politica, però credo che ogni volta che mi è stato chiesto qual è un elemento importante del sistema Paese Italia in termini politici, ho sempre detto la stabilità, ed è vero. Qualunque governo possiamo avere, l'importante è avere una stabilità che consenta prima di tutto a noi in Italia di poter pianificare degli investimenti, di poter portare avanti le iniziative all'interno dell'Italia, ma per i nostri interlocutori esteri è una forma di garanzia. Tanti paesi al mondo molte volte non vogliono fare grandi
grandi affari internazionali con noi, perché non diamo garanzie, non diamo stabilità, perché le cose possono cambiare da un giorno all'altro, e quando le cose possono cambiare è un elemento di rischio. Chiunque faccia l'imprenditore sa bene che l'elemento di rischio è un elemento importantissimo prima di intraprendere qualsiasi tipo di investimento. Chiunque capisce quindi che se noi come Italia diamo un'immagine in qualche modo non di stabilità, e non diamo un'immagine di un sistema paese organizzato in maniera organica e in maniera processuale, questo è un grande problema sia all'interno ma soprattutto nei confronti dei nostri partner internazionali. Questo purtroppo l'ho vissuto durante gli ultimi 25 anni della mia carriera professionale, dove francamente ho passato molto più tempo all'estero che in Italia, e quindi purtroppo l'ho vissuto e lo vivo ancora come imprenditore italiano che continua a voler fare il 90% del fatturato all'estero, ma continua anche a voler tenere l'occupazione in Italia. Grazie. Giuseppe Necchi. Dunque, priorità, cosa, per cosa fare? Io direi che appunto il tema dell'organizzazione è il tema su cui tutti siamo d'accordo, ma di cosa è figlia la mancanza di organizzazione? Allora la domanda ha proprio un valore intrinsecamente politico, cioè noi stiamo assistendo oggi nel mondo a una crisi del modello delle democrazie occidentali, così come sono, come riescono a esprimersi oggi. Cioè, la democrazia è costruita sicuramente non per gestire le crisi, funziona bene nelle fasi di crescita, perché nella crisi tu, come in una grande azienda, così in un paese, hai bisogno di due cose fondamentali. La prima è di una strategia di lungo termine. Tu hai bisogno di poter definire dove vuoi andare, che pianificazione vuoi fare, quali sono i tuoi obiettivi e che tempi ti dai per raggiungerli. Pensate a una strategia industriale, a una strategia energetica di un paese, pensate a una strategia del turismo. I dati del turismo li abbiamo citati. Quando vediamo che i chilometri di coste della Sicilia sono gli stessi delle Baleari, ma le Baleari fanno 41 milioni all'anno di notti d'albergo di turisti contro i 3 milioni e mezzo della Sicilia, non avendo neanche le rovine storiche che ha la Sicilia, il patrimonio artistico che ha, ti viene da pensare che manca una strategia, non manca l'attrazione naturale. E ovviamente per fare strategia a lungo termine tu devi avere una possibilità di traguardo a lungo termine. Allora, nel migliore dei casi, il mandato di una legislatura è 5 anni, per fare un'infrastruttura energetica ce ne vanno 15, per cui o riesci a costruire un sistema per cui la continuità di programma è garantita, o tu sei un'azienda zoppa, non efficiente. Il secondo grande strumento di gestione di una crisi è, come per un'azienda, la velocità di esecuzione. Quindi devo avere strategia a lungo termine, ma devo eseguire velocemente tutte le decisioni che prendo. Devo avere un modello decisionale rapido ed efficace. E qui noi caschiamo male, forse peggio che altri paesi, perché in Italia abbiamo costruito un sistema negli anni di garanzie, di tutele, di controlli incrociati, di check and balances, quelli come si dice in inglese, senza ricordarci di invece poi dare un'attribuzione di responsabilità, di gerarchia delle responsabilità. Per un'azienda è molto facile, perché il modello organizzativo di un'azienda è verticale, è piramidale, e per cui la decisione parte dal vertice e si esprime verso la base. Per una democrazia è più difficile, non può che essere così, perché è un modello che ha bisogno del consenso, ha bisogno del dibattito. Ma secondo me dobbiamo distinguere tra la parte, diciamo, di rappresentatività, cioè il valore della democrazia nel suo senso rappresentativo. Tutti devono avere diritto e voce nel rappresentarsi, nel esprimersi. Distinguere questo dalla, cioè,
parte invece della gestione esecutiva. Una volta che tutti abbiamo espresso la nostra opinione, abbiamo poi creato una sintesi attraverso la maggioranza, il voto di maggioranza di quello che vogliamo fare, il programma non può essere soggetto a dibattito, non può essere soggetto a continua incertezza. Il problema dell'imprenditore, prendiamo una zona nel Veneto, producono biciclette, il problema dell'imprenditore che fa biciclette in Veneto non è quello di non riuscire a vendere una bici grande performance da 3.000 euro contro il cinese che la vende a 300 euro, perché lui vende comunque tecnologia, vende empatia, vende tutto un goodwill intorno al prodotto che fa sì che abbia un prezzo più alto. Il suo problema è quello di gestire il permesso del capannone, il controllo della ASL continuo, la continua incertezza di controparte con cui si trova a che fare, che è poi l'origine di tutti i mali. E perché c'è questa incertezza? Non è vero che quello che chiamiamo burocrazia è figlia di qualcuno che è un nostro concittadino, che è peggiore di noi, che è peggiore di quello che gli va a chiedere il permesso. No, il problema del cosiddetto burocrate inefficiente e che sarebbe un eroe, è un eroe quel burocrate che prende decisioni, perché nel migliore dei casi qualunque decisione prenda, qualunque permesso dà, poi si trova sottoposto alla verifica del TAR che gli viene a dire che ha fatto qualcosa di sbagliato, piuttosto che la Corte dei Conti che lo sanziona, in una maniera così ormai confusa che il responsabile di questo ufficio non sa neanche lui cosa è giusto fare e cosa è sbagliato nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi approfitta di questa rendita di posizione, di questo potere di controparte in modi via via peggiori, cioè può approfittarne per costruire il suo potere o può approfittarne per generare corruzione. E da qui che il sistema non funziona. Abbiamo qua il ministro Zanonato, che è persona che si dà grande da fare nel nostro governo. Lui stesso ha poteri limitati di organizzazione del suo mistero, per contro è persona controllatissima. Ecco, allora diciamo, parliamo del nostro modello di governance, di quello che in un'azienda si chiama lo statuto, e gli statuti secondo me cambiano, man mano che il mondo cambia le aziende si adeguano al loro modello organizzativo al tempo in cui vivono, e ugualmente gli stati. Lo statuto di uno Stato è la Costituzione, è il suo modello di gestione, e non vuol dire tradire la fiducia o la memoria dei padri costituenti, cambiarlo, vuol dire solo adattare la nostra impresa Italia al mondo in cui vive per renderla competitiva e capace di battere paesi che hanno più strumenti di noi, magari hanno più risorse, più materie prime, ma non hanno quell'enorme capacità e patrimonio di fare impresa che noi soli al mondo abbiamo. Grazie. Per le banche è il più problema come sostenere l'innovazione e soprattutto l'internazionalizzazione. Grazie. Allora forse io vorrei giusto dare condividere con voi magari tre punti. Uno per i piccoli imprenditori che sono qui al meeting, forse un punto per il ministro e un punto per i giovani che ho visto qui sono molto presenti al meeting. Sui piccoli imprenditori, sugli imprenditori, l'Italia, il 95% delle aziende in Italia ha meno di 15 persone e noi siamo sempre partiti dal discorso piccolo e bello. In realtà dobbiamo un attimo cominciare a rivedere questo paradigma serenamente, piccolo e bello ma fino a un certo punto. Perché se si vuole andare all'estero e non si ha una dimensione minima di 30, 40, 50 milioni di euro, non si sa come operare all'estero, non si sa come chiedere una lettera di credito, non si sa come fare un contratto estero. Quindi serenamente cominciamo a pensare un processo genuino di aggregazioni delle piccole aziende. Punto 1. Per il ministro, sistema di supporto delle aziende nel mondo. Il governo Monti aveva cominciato quel bel programma di far lavorare insieme la nuova ICE con le nuove ambasciate, con tutto il sistema del supporto alle aziende.
E sicuramente è stato benvenuto. Ho visto anche che adesso, mi sembra la settimana scorsa, il Ministero degli Esteri ha deciso di chiudere alcune sedi rappresentative in paesi forse meno performanti, e abbiamo finalmente aperto a Qingjing, che è la più grossa metropoli cinese, un ufficio di rappresentanza. Però la velocità che ricordava il Presidente Recchi è importantissima. La BSF ha aperto a Qingjing 5 anni fa, la Deutsche Bank ha aperto a Qingjing 4 anni fa. Il governo italiano non può aprire una rappresentanza 4 anni, 5 anni dopo un'impresa privata, non è giusto. Quindi magari una pensata su quali sono le megalopoli che nei prossimi 10 anni, e già lo sappiamo, saranno al centro dello sviluppo, e su quelle cominciare a far confluire gli sforzi di supporto alle aziende, perché sappiamo tutti che poi sono i nostri 4 settori, le 4 A, che sono l'alimentare, l'automazione, l'arredamento e l'abbigliamento, quelli che poi ci porteranno. Quindi sono dei settori che francamente sono molto urbani in quello che richiedono. La terza è per i giovani di questo meeting, che ho visto tanti, una in particolare, una dottoressa mi ha seguito a me in tutto questo processo di avvicinamento, e devo dire sono rimasto molto colpito dal loro livello di preparazione. Ecco, cercate questa eccellenza assoluta, senza ma e senza se. Siate i migliori in assoluto, andate al miglior liceo e prendete 100, andate alla migliore università e prendete 110, in 4 anni, andate al miglior master e fatelo subito, non parlate solo l'inglese con un accento sbiascicato, parlate il venezuelano, parlate il cinese, parlate 3-4 lingue, quando andate nelle aziende siate i migliori, perché così farete un favore a voi, perché raggiungerete l'eccellenza, avrete anche un ascensore sociale che al momento vi è precluso, e soprattutto potrete richiedere questa eccellenza assoluta ai vostri, diciamo, ai vostri contraltari, allo Stato, e farete a tutti un grandissimo beneficio. Grazie. La parola al signor Ministro. Qual era la domanda? Siamo un po' persi. No, lei adesso libero. È libero di dire, allora, come, quale sarà il futuro del paese. Allora, no, provo a fare qualche considerazione in realtà estremamente più semplice sulle cose che secondo me dobbiamo fare nel prossimo periodo. Alle domande complicate esiste sempre una risposta semplice e comprensibile. Peccato, dice Bloch, che è sbagliata. Quando ci poniamo problemi complessi bisogna andare in cerca anche di soluzioni che stanno all'altezza dei problemi complessi, e quindi ci sono alcune delle cose che noi dobbiamo affrontare anche sotto il profilo culturale nel paese e risolvere, che sono tutt'altro che facili. Per esempio, dovremmo smetterla di rappresentare il paese in modo manicheo. Lo dico a casa di chi ha una certa consuetudine con Sant'Agostino, che però ha fatto il salto dal manicheismo al cristianesimo. Non possiamo ogni volta mostrare tutto il positivo quando ci conviene o tutto il negativo senza avere la sana abitudine di misurare. Per esempio, una delle cose che si è smessa di fare nel modo in cui si rappresenta il paese è dotare un giudizio di numeri, cioè passare dalla dimensione qualitativa, che è il primo passo, a una dimensione quantitativa. Quando è stata venduta, acquistata dai francesi l'oro piana, mi sono fatto una piccola idea di quanto anche noi compriamo all'estero, di quanto compriamo e di quanto vendiamo nel campo delle aziende. E ho scoperto che acquistiamo più aziende di quante gli altri da fuori vengono a comprarne nel nostro paese. Tra l'altro, uno dei massimi acquirenti di aziende è proprio Eni, compra aziende a raffica in giro per il mondo. La KPMG su questo ha fatto uno studio e mi sono fatto un'idea quantitativa del fenomeno. Si può allora essere dell'avviso che non dobbiamo vendere mai niente, una chiusura, dell'avviso che si può svendere o vendere tutto,
ma la cosa più giusta è provare a ragionare in modo equilibrato sul vendere e sul acquisire, in modo tale che complessivamente il nostro paese sia all'interno di un mercato in cui anche le aziende si acquistano e si cedono, con un'attenzione per quello che riguarda, come dire, un nostro interesse nazionale. Evitare di vendere aziende dove interessa il mercato e non l'attività produttiva, perché sennò ci comprano il mercato, dopodiché la produzione si trasferisce da un'altra parte, e cercare, quando si acquista, di acquistare prodotti e aziende di una certa qualità. Ma era solo un esempio, perché se noi ci rivolgiamo alla situazione attuale, quando guardiamo al nostro paese e indichiamo tutte le magagne che ha, delle volte diamo l'idea che se le risolvessimo tutte il nostro paese sarebbe probabilmente qualcosa da piazzare su un altro pianeta, non lo so, Giove, ditemi voi, Saturno, perché è impossibile che tutti i dati negativi che ci mettono in difficoltà producano poi un paese che complessivamente è un paese che è competitivo, un paese in cui si esporta più di quanto si importa, un paese che ha un avanzo primario, cioè che al netto degli interessi da pagare sul debito ha un gettito fiscale in grado di pagare interamente la spesa pubblica. Non ci spiegheremo perché siamo, per esempio, la seconda realtà manifatturiera d'Europa, e siamo sopra la Francia e sopra la Gran Bretagna. Quindi una prima decisiva questione è ritornare a fare il punto, secondo me, quando parliamo dell'Italia, con quell'attenzione e senza quegli atteggiamenti suggestivi, enfatici, privi di numeri, che non ci consentono di comprendere la realtà e che ci rappresentano di volta in volta sotto il profilo che produce un'emozione ma non produce la necessaria conseguente decisione. È un cambio culturale, secondo me, che occorre, quindi, e questo è un primissimo problema. Un secondo enorme problema è che dobbiamo abituarci anche, è un cambio culturale anche questo, a vedere l'Italia come un paese pieno di opportunità. Nel corso di questi mesi in cui ho fatto il ministro ho molto girato per aziende e devo dire che ho visto cose straordinarie di cui non si parla mai, oppure se ne parla come una chicca che appare e poi scompare in qualche servizio televisivo, in qualche servizio giornalistico. L'Italia è densissima di opportunità e chi ha voglia di darsi da fare e di impegnarsi ha notevoli opportunità di farlo. Abbiamo la possibilità di esportare moltissimi dei nostri prodotti, per questo uno degli impegni fondamentali che avremo alla fine di questo mese, con l'inizio di settembre, sarà quello, primo, di spiegare alle aziende che sono in Italia che possono esportare e che devono orientarsi a farlo. Secondo, di accompagnare le aziende italiane in giro per il mondo e mostrare come concretamente si fa. Terzo, appoggiarle in modo sistematico con gli strumenti che ci sono, l'ICE per esempio, ma ce ne sono anche altri, e in modo tale che chi ha voglia di compiere questa esperienza lo possa effettivamente fare. Ecco che allora, e condivido molto, diventa concreto anche quell'appello a impegnarsi, a darsi da fare, a buttare il cuore al di là dell'ostacolo quando è ora di studiare, di conquistare tutta una serie di capacità che consentono di affermarsi, perché deve esistere anche tutta un'attività in questa direzione. Oggi quali sono i principali, concludo con questo, impegni che come governo ci stiamo assumendo? Il primo, vogliamo ridurre in modo significativo il costo dell'energia. Guardate, anche qui non ci sono misteri particolari da comprendere, è semplicissima la cosa. L'energia in Italia costa di più che all'estero perché paghiamo moltissimi incentivi sulle rinnovabili. Non è un dato negativo. Attenzione, non è di per sé un dato negativo, è la conquista di un risultato importante. Saper produrre energia rinnovabile vuol dire saper rispettare l'ambiente, ma lo dobbiamo fare come il disarmo, in modo bilanciato, se no invece di produrre inquinando di meno spostiamo le produzioni dove si inquina di più, che è uno dei problemi che abbiamo avuto. Com'è possibile oggi, senza toccare gli interessi dei produttori di energia, 500.000 di persone, qualcuno produce qualche kilowattora, è evidente, non è che fa chissà che, senza toccare gli interessi,
è possibile probabilmente spalmando in un periodo più lungo il prelievo dalle bollette degli italiani, in modo tale che invece oggi di prelevare 12 miliardi, prelevandone 9 e allungando il periodo di prelievo, perché i conti funzionano così, possiamo dare subito un forte incentivo alle nostre imprese e alle famiglie. Due risultati: la gente un po' di soldi in tasca in più per il mercato interno, le aziende un po' di soldi che non spendono per l'energia elettrica e che possono servire a investimenti in varie direzioni. Questa è una delle iniziative. Un'altra iniziativa a cui tengo molto: semplificare. Ecco, io sono diventato avversario di due affermazioni. Quando si parla di sprechi comincio a capire che non mi piace che siano indicati. Diamo il nome e il cognome a ogni singolo spreco. L'altra cosa, le complicazioni burocratiche. Di nuovo, mi piace che siano indicate, perché tantissime volte parliamo usando la stessa formula e intendiamo cose completamente diverse. Quasi tutte le complicazioni burocratiche nascono dall'equilibrio di interessi che si sono contrapposti e che non, ad un certo punto, invece di risolversi in modo positivo, hanno creato un congelamento. Tanto è vero che faccio un esempio che conoscono tutti gli amministratori locali: noi abbiamo procedure semplificate per costruire, si chiama dichiarazione inizio attività. Io guardo il piano regolatore, controllo attentamente qual è il regolamento edilizio, vedo se c'è uno strumento urbanistico di dettaglio e dico: posso fare questo. Annuncio al comune che lo farò e dopo un periodo, se il comune non mi contrasta, ma sono pochi giorni, parto. Non lo fa nessuno. Perché? O lo fanno pochissimi, sì, per una parete interna, ma non viene utilizzato in tutta la sua potenzialità. Perché vogliamo avere l'autorizzazione, vogliamo avere la concessione, non vogliamo assumerci la responsabilità. Allora, la complicazione burocratica, non faccio un esempio ancora pratico, non ci sarà mai che se devo aprire una sala come questa e devo garantire che le sedie, non una volta che scoppia un incendio, non emettano fumi tossici, devo garantire che la quantità di aria a disposizione consenta a tutti di respirare e di stare in modo gradevole in questo ambiente, che in caso di incidente le vie di fuga siano in grado di far evacuare questo edificio. Non esisterà mai che affido questo compito a un'autorità pubblica e questa autorità, senza controllare, dice: va bene, puoi farlo. Esisterà invece che mi assumo io la responsabilità e dico: guarda, ho rispettato tutto, lo posso fare, se succede qualcosa ne sono responsabile. Di nuovo troviamo difficoltà a muoverci in questa direzione. Quindi ho individuato alcune questioni concrete sulla burocrazia. Una si chiama SISTRI. Cosa vuol dire? Sistema tracciamento rifiuti. Noi, facendo un'operazione che si chiama gold plating, cioè abbiamo indorato la direttiva europea, l'abbiamo appesantita, l'abbiamo, anche se volete, abbellita, abbiamo stabilito che non solo i rifiuti tossici e nocivi vanno tracciati, ma anche i rifiuti normali. Sono 300.000 per questo i camionisti che si sono visti installare una scatola nera nel camion, che dovranno, anche se la cosa per ora è sospesa, compilare moduli su moduli che andranno poi tradotti in un file che va inserito in una chiavetta che va infilata nella scatola nera, con una complessità enorme. Possiamo eliminarla questa cosa che costa 1 miliardo di euro l'anno al nostro sistema imprenditoriale e allinearci con gli altri paesi europei, non fare chissà che, non è che vogliamo andare chissà dove. Secondo me questa è una semplificazione. Come un'altra semplificazione che vi butto là, la conoscono bene quelli che producono energia: ad un certo punto è stata inserita una tassa che si chiama Robin Tax. Riecheggia Robin Hood, insomma, andiamo a prendere i ricchi per darlo ai poveri, questa era l'idea. Questa Robin Tax si è stabilito in modo per me misterioso che non deve incidere sul costo, anzi sul prezzo dell'energia venduta, cosa un po' complicata, perché se non incide sul prezzo, nel senso che il prezzo resta identico, forse si poteva abbassare un po' il prezzo, no? Quindi è difficile stabilirlo.
La norma prevede che ci sia su questo un controllo e dice anche puntuale, vuol dire che ogni azienda, ogni singola azienda che produce energia deve star lì a compilare moduli su moduli per dimostrare, apro e chiudo una parentesi, ma questa è la mia convinzione, l'indimostrabile, cioè che quella tassa non va a rifare, non va a caricarsi sul prezzo. Proposta: togliamo questa procedura, almeno la parola puntuale, facciamo dei controlli a campione. Vuol dire che centinaia e migliaia e decine di migliaia di aziende non dovranno star lì a compilare una modulistica che complessivamente incide per centinaia di milioni. Ecco un'altra semplificazione. Quindi queste sono misure sulle quali nel prossimo periodo mi impegnerò. Esiste poi l'enorme problema di aiutare le imprese che sono in difficoltà col credito. Ci sono aziende che avanzano i soldi dallo Stato, che non ha ancora pagato, e che devono pagare le tasse. Lì dobbiamo intervenire. Se avanzi i soldi dal pubblico, non paghi immediatamente le tasse o troviamo un meccanismo di compensazione che ti aiuti. Così esistono imprese che non si vedono restituire la fiscalità. Anche lì dobbiamo intervenire. Insomma, vado al dunque. Esistono risposte a problemi di questo tipo. Bisogna selezionare passaggio per passaggio e andare con pazienza a trovare una soluzione. Non annunciare delle soluzioni generiche che non dicono nulla. Semplifichiamo. Non vuol dire niente. Riduciamo gli sprechi. Devi dire quale. Perché quello che per te è uno spreco, magari per un altro non lo è. È più complicato di come si immagina la faccenda. Spesso si tratta di meccanismi che hanno prodotto, come dire, delle coperture anche sociali e bisogna andarle piano piano a smontare per ridare competitività al nostro paese. Possiamo farcela anche qua, usciamo dal manicheismo. Allora, il manicheismo vuole che o l'Italia sta bene o l'Italia sta male, invece l'Italia è convalescente, non sta più male come qualche tempo fa, però non è del tutto guarita, sfebbrata, abbiamo dei dati positivi, però non si può sospendere la terapia. Il manicheismo vorrebbe per forza portarci o di qua o di là, invece noi dobbiamo con grande serietà e pazienza andare a vedere tutte quelle terapie che ancora servono e ne abbiamo parecchie. Adesso su questo non mi trattengo perché voglio chiudere. Infine, l'ultima cosa che dico è questa: se guardiamo al nostro paese e alle sue potenzialità, se guardiamo come siamo realmente, troviamo tantissimi aspetti che ovviamente ci deludono, ma troviamo anche tantissimi aspetti sui quali possiamo far leva per un rilancio e per un forte riscatto. Secondo me è a questi che dobbiamo guardare. In molti ambienti su questo si sta costruendo un futuro. Vorrei fare una citazione eccessiva, ma persino il Papa Francesco ha rimesso in moto una forte carica nel guardare al futuro da parte del mondo della cristianità. Lavoriamo con questo spirito, cioè guardiamo le cose positive e ne sono assolutamente convinto. Il Paese può uscire benissimo dalla situazione e continuare a essere un punto di grande riferimento culturale e morale per l'Europa e per l'intero pianeta. Dobbiamo crederci e dobbiamo impegnarci. Grazie. Ringrazio signor Ministro, ringrazio tutti i partecipanti. Io penso che questo è stato un incontro antimanicheo, perché il manicheismo è un alibi, perché se va tutto bene non dobbiamo fare niente, se va tutto male non possiamo più fare niente. Invece abbiamo parlato di una complessità in un modo anche comprensibile, creato la fiducia che ognuno di noi può fare qualcosa lì dov'è, perché questo ci è chiesto per evitare quell'emergenza della quale stiamo parlando a questo meeting. Grazie.